Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare una torta di carne al pistacchio. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 1,5 kg di carne trita di bovino, 2 uova intere, burro di pistacchi, vi metto poi sotto nell'info box il link della ricetta, una manciata di grana padano grattugiato, edamer, provola dolce, Philadelphia, pomodorini ciliegino e per guarnire ci servirà della granella di pistacchi. Ci servirà uno stampo a cerniera di 22 cm. Come prima cosa dobbiamo andare a preparare una crema molto speciale, quindi all'interno di una ciotola vado ad inserire 300 g di Philadelphia, 'Aggiungo il burro di pistacchi, e con uno sbattitore vado a sbattere. Questo è il risultato che dovremo ottenere. Lo mettiamo da parte. Riprendiamo nuovamente la ciotola con il tritato e andiamo a mettere all'interno le uova, un po' di grana padano grattugiato, il sale, una manciata di pan grattato, un goccino di latte, che ho dimenticato di dire negli ingredienti, e adesso vado ad impastare il tutto. Dopo aver impastato, prendiamo lo stampo a cerniera, ho spennellato con l'olio i laterali, ho messo il pan grattato per evitare di farlo attaccare. Adesso andiamo a mettere uno strato di tritato, dopo averlo sistemato per bene all'interno dello stampo vado a mettere la crema di Philadelphia e burro di pistacchi. Dopo averla spalmata per bene, andiamo a mettere un altro strato di tritato. Dopo aver fatto l'altro strato di tritato, vado a mettere una manciata di grana padano. Metto delle fettine di provola, circa un 200 grammi, sopra vado a mettere le fettine di edamer, anche queste 200 grammi, metto l'ultimo strato di tritato, livelliamo per bene,
Adesso lo vado ad infornare a 200 gradi e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Il forno dovrà essere ventilato. Sotto mettete una teglia per evitare di far colare il brodo in eccesso. Dopo 35 minuti l'ho tirata fuori dal forno, adesso la lascio raffreddare e dopodiché la vado a guarnire. Ho messo sotto un vassoio e adesso, prima di andarlo ad aprire, vado a mettere sopra la Philadelphia. Quindi ho messo 150 g di Philadelphia all'interno di una ciotola con uno sbattitore a mano. Ho sbattuto, adesso la vado a distribuire sopra. Dopo averla spalmata per bene, vado ad aprire la tortiera. L'ho trasferita all'interno di un sottotorta. Adesso ho fatto di nuovo la crema con Philadelphia e burro di pistacchi e la vado a mettere nei laterali, molto delicatamente, per evitare di rompere il tutto. Adesso prendo la granella di pistacchi e la metto attorno. Dopo aver fatto tutti i laterali con la granella, vedete? Adesso vado a decorare la parte di sopra. All'interno della sac à poche ho messo la crema rimanente, la crema spalmabile di Philadelphia e pistacchio. Ho messo il beccuccio numero 12 a stella e adesso vado a fare dei ciuffetti. Metto i pomodorini al centro tra un ciuffetto e l'altro. E al centro vado a mettere la granella di pistacchi. Metto anche un po' di farina di pistacchi. E la mia torta di carne al pistacchio è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. E adesso vi faccio vedere l'interno. Incrociamo le dita.
Adoro. Troppo, troppo buona. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!